finalmente sono riuscito a mettermi in pesca su questo lago. Ho dovuto girare molte volte la macchina perché trovavo occupato, ma quando pare sotto i giorni dell'ultimo dell'anno, insomma, ho trovato un ragazzo che smontava e l'ho montato io, quindi è andata bene. E vediamo. Credo che questo sia uno di quei laghi, uno dei più in. Siamo alla prima mattina. Stanotte è stata una notte tranquilla, non ci sono state né partenze né niente, ho dormito. Quindi quando mi sono alzato ho fatto colazione e ho fatto un giro con la barca negli spot. Ho visto che comunque tutte le esche erano al loro posto, quindi le carpe credo che questa notte non abbiano girato, insomma. Sono state abbastanza ferme. D'altronde siamo alla fine di dicembre, l'acqua è intorno ai 10 gradi, quindi ci potrebbe stare. Sono a pesca in questo lago perché comunque sì, come potete vedere è un lago comodo perché con la macchina si arriva dove è la tenda, è un po' urban come posto, ma comunque è un lago naturale. E anche tosto perché negli anni la pressione di pesca sicuramente è stata molto forte perché comunque ci sono bei pesci e quindi oltre alle difficoltà di un lago naturale abbiamo la difficoltà di pesci furbi. Vedremo se riusciamo ad ingannarli in qualche maniera oppure rimarremo bocca asciutta. La prima notte mi sono affidato alle mie classiche boilies Nesquik, comunque dopo una notte in acqua diventano bianche, quindi sul fondo si vedono anche bene, ma sono ancora tutte lì. Non credo che sia il problema la boilies, credo proprio o gli spot o il pesce apatico. Vediamo. La mia idea adesso è continuare con le boilies un'altra notte, vedere l'evoluzione della situazione, poi proverò qualcos'altro. Anche perché credo che i pesci non siano proprio arrivati negli spot, quindi non credo sia colpa delle pallette. Una particolarità di questo lago è che, essendo un lago di origine carsica, al suo interno ha un una vena d'acqua, una sorgiva, adesso mi sembra che stia intorno ai 10-12 metri di profondità. E come dicevo, sotto questa profondità l'acqua è molto fredda e dovuto a questa sorgiva, dovuto al fatto della grande profondità del lago, quindi sicuramente sotto ci sarà acqua non idonea alla vita del pesce o comunque sia di altri esseri viventi, ecco. Quindi in questo posto l'azione di pesca si sposta tutta sottoriva, a mio avviso, a pochi metri dalle sponde, anche perché
usati a lontani 5 metri, probabilmente potresti trovare anche, non so, 15-20 metri di profondità. Quindi è un po' difficile riuscire a rimanere attaccati alla sponda perché il piombo tende a scivolare. Comunque credo che gli spot siano quelli. Adesso questa notte non ho avuto ragione, però magari le prossime notti vedremo. Poi c'è anche una difficoltà di questo posto, perché comunque ci sono le folaghe che ormai hanno capito che la pastura di carpisti è roba buona, quindi spesso si viene messi fuori pesca da quest'ultimo, perché pescando in acqua bassa a vista facciamo il loro gioco non volendo, quindi c'è anche questo problema. Infatti ieri sera ho anche ricalato le canne, ho ricalato due canne perché comunque non ero sicuro di ciò che avevo fatto verso le 11, anche perché essendoci i gamberi volevo verificare le boes come stavano. Infatti qualcuna, già qualche gambero c'era arrivato, ma la boes ancora era lì. Io adesso l'ho cambiata, ho messo una retina e l'ho ricalata, ma poi ho visto che comunque l'attività forse si è fermata subito, quelle dei gamberi, perché le boes ancora sono, quelle della pastura ancora sono tutte sul fondo, quindi credo che ci sia stata qualche ora d'attività dei gamberi all'imbrunire e poi come se si fossero fermati. Beh, da una parte è meglio perché sto più tranquillo di stare in pesca. E niente, adesso oggi aspetterò dopo pranzo per ricalare le canne, che comunque è tutto invariato come avevo lasciato. Ora andremo a vedere cosa c'è sul fondo, cosa è rimasto di ieri, della pastura, delle boes, comunque vediamo. Quindi ho visto che i pesci non hanno proprio girato negli spot, perché comunque l'innesco e la pastura è ancora tutta lì, e visto che ne ho buttate veramente poche, quindi se sarebbe arrivata una carpa molto probabilmente avrebbe aspirato tutte le palline o quasi, e non si è mosso nulla. Quindi adesso mi sono fatto un bel giro sul lago, ho visto bene questa situazione e ho deciso di tentare qualche spot nuovo, perché comunque c'è una zona d'acqua più bassa dove ho visto una bella spianata, diciamo così, di pulito, e credo che lì il pesce ci giri, quindi tanto vale una canna spostarla in quella zona. Poi ho notato che in alcuni spot ancora ci sono le esche di chi mi ha preceduto in questi giorni, quindi credo che sia anche un po' bloccato per questo il lago, forse la pressione continua ha fatto un po' stranire il pesce. Però abbiamo ancora 3 notti, quindi sono positivo. Adesso tra poco andrò a portare fuori le canne, però questi cambiamenti, quei due che in due spot in cui confido, comunque cambierò l'innesco, non ripasturerò perché le palline già ci sono e basta. Faccio un cambio di innesco soltanto perché voglio una boia un po' più tosta, ecco, perché dopo 24 ore essendo una Voles veloce diventa molto morbida e facilmente attaccabile da piccoli pesci, gamberi o qualsiasi altra specie ci arrivi sopra.
Detto questo, ci aggiorniamo più tardi. Ora recupera tutte e quattro le canne per cambiare appunto gli inneschi. Come vi dicevo, l'innesco sarà classico blueback con l'innesco del 16 in combi rig, perché comunque è un'ottima montatura. E vediamo nel caso in cui i miei spot verranno visitati dal pesce, quindi non ci saranno più le palline da pastura ma rimarrà soltanto l'innesco, e io questo lo vedrei il giorno dopo, sicuramente cambierei innesco o montatura, perché evidentemente il pesce questa cosa la conosce, o comunque come è presentata in quel momento è facilmente riconoscibile. Quindi adesso riandrò a calare le canne, speranza che le folache non mi vedano, perché poi mi toccherebbe ricalare più tardi, perché sicuramente mi metterebbero fuori pesca. E vediamo. Stavo portando fuori le canne, ma giustamente è venuto a piovere. Adesso mi fermo, poi riprenderò più tardi. Come sto affrontando questo posto? Ho pensato di affrontarlo con delle boilies mie solite al Nesquik, perché comunque sapendo che era un lago che comunque la pressione di pesca si era fatta sentire in passato, anche tuttora direi, più che mai, non pensavo. Quindi i pesci sono abituati a queste esche. E allora dico, beh, vado di boilies, quindi non dovrei sbagliare. Poi per avere un approccio diverso comunque ho creato le mie solite esche di vari diametri, 16, 18, 22, così da pasturare e mimetizzare meglio l'innesco pescando con una pallina del 16. E niente, quindi l'approccio è questo. Adesso il pesce credo che non sia girato sugli spot, perché come vi dicevo le palline sono ancora tutte lì. Insisto in quei punti ancora questa notte, perché magari ci può stare che un giorno il pesce sia strano, comunque visto la pressione che c'è non si muova molto, magari è freddo, mille motivi per cui un pesce un giorno non mangia, ci può stare. Vediamo questa notte, se domani non avrò partenze mi farò un giro del lago e rivedrò comunque le esche sul fondo, beh, allora sto sbagliando qualcosa, perché significa che il pesce o è passato e non ha mangiato le boilies, o non è passato proprio. Che non abbia mangiato le boilies, ripeto, mi sembra strano. Quindi in quel caso cercherò altri settori, ma
ma comunque questo è un discorso che farò domani. Stanotte, beh, di sera era Capodanno, quindi c'è stato abbastanza casino, diciamo. E il pesce non ha mangiato, ci potrebbe anche stare anche per questo motivo. Ho fatto un giro con la barca, solita storia. Sempre Boyes, Dainese, Forse, Natura, uccise nello stesso punto dove l'ho buttato ieri. Comincio a patire questa situazione perché non capisco il pesce dove giri, perché conoscendo già il lago pensavo che comunque gli spot mi avrebbero reso, mentre quando pare sembra che il pesce non ci gira proprio. Adesso oggi farò un cambio di strategia, magari cambierò innesco e pasturazione su qualche canna, userò fioccato e taglio, non so, magari una macchia di fioccato più visibile al pesce e sì, magari si ferma e grufola. Quindi più tardi farò questo cambio. Adesso ho recuperato una canna perché questa mattina una folaga simpaticamente mi ha messo fuori pesca. Vi avevo accennato, farò un cambio di tattica. Infatti ho preparato del fioccato con delle Tiger, in più ho aggiunto classico fioccato Tiger, e ci ho aggiunto anche delle arachidi, quelle salate da snack, ecco, diciamo così, perché comunque se riesco a far mettere giù il muso al pesce e nella pastura trova le arachidi, di certo hanno un buonissimo gusto e tenderà a spazzolare tutta la pastura prendendo anche il nostro inganno, si spera. Quindi ho deciso di cambiare facendo questo macchione di fioccato, Tiger e appunto arachidi, e innescherò le Tiger proprio per mimetizzare tutto. Ho anche rivalutato qualche spot, magari cercherò qualche punto un po' più strategico, già ho visto qualche zona che forse sono dei passaggi obbligati del pesce tra gli ostacoli, quindi non sarà facile tirarle fuori, ma comunque tenterò lì la sorte con alcune canne. E detto questo, andiamo a portare fuori. Sono positivo perché a differenza delle altre due notti c'è un cielo stellato, quindi probabilmente le temperature andranno sotto lo zero e farà molto freddo. Le altre due sere sono state piuttosto miti, che comunque ha piovuto e quindi era coperto, la temperatura non si è spassata molto, mentre stasera penso che sarà abbastanza gelida la situazione. E il mio pensiero, anche un po' di esperienza passata, certe circostanze, ovvero in inverno quelle notti più fredde sembrano far muovere il pesce. Adesso non so, qui sarà lo stesso, vediamo se questo cambiamento può giocare a nostro vantaggio. Stanotte
È stata una notte tranquilla come le altre, ma sarei aspettato almeno una partenza, ero molto fiducioso. Invece passano le ore, ma i risultati non cambiano. Quindi mi è rimasta questa giornata, questa notte, e domani smonto. Non so come andrà a finire, probabilmente farò un sonante cappotto. Questa mattina mi sono fatto l'ennesimo giro in barca e le carpe hanno mangiato. Hanno mangiato, ma non hanno mangiato sui miei spot, ovvero quelli che pescavo. Dico che hanno mangiato perché le zone pasturate dai carpisti che mi hanno preceduto sono state ripulite, quindi adesso quegli spot sono tornati validi, perché comunque prima, finché c'erano pasturazioni vecchie, non mi conveniva calare. E in più questa mattina ho visto due carpe girare in quelle zone, quindi adesso tornerò a pescare con le boilers tutte le canne, sposterò le canne in quei spot che sono stati ripuliti dalle carpe, quindi facilmente visitabili un'altra volta, visto che hanno trovato cibo e non hanno trovato ami, sicuramente torneranno a visitarle. E niente, adesso sposterò la mia pesca più a destra, su una sponda più battuta dal sole. Sarebbe stata la scelta più logica sin dall'inizio, ma vi ripeto, vedendo tutte quelle voice sul fondo, non me la sono sentita di continuare a pasturare e pescare sopra quegli spot. Quindi adesso rinnesco le canne e andrò a portar fuori. L'ultima sera prima del verdetto finale, adesso ho fatto cena, questa sera il tempo si sta coprendo, quindi stanotte sarà meno freddo di ieri, e speriamo che non sia un buco nell'acqua questi 4 giorni. In fondo mi basterebbe un pesce, che posto è tosto, il periodo quello che è, quindi diciamo che un pesce mi starebbe benissimo. Siamo giunti alla fine, purtroppo i sogni sono svaniti come il sole questa mattina, quindi è andata così, primo cappotto dell'anno, magari la prossima volta andrà meglio.